Eccoci ora con una parte di Polifemo dedicata alla 19ª edizione dell'estate leporanese, Restate a Leporano. Questa sera un evento davvero particolare, molto atteso, il premio Donna dei Due Mari, il premio appunto di eccellenza Donna 2016, una manifestazione che da un lato vuole premiare le ragazze più belle che giustamente ambiscono alla corona di reginetta, ma verranno premiate anche quelle eccellenze del territorio che si sono distinte per i valori sociali, morali ed etici. Vogliamo il saluto della moda, moda che vede protagonista questa sera 36 fanciulle. All'atto finale. Francesco Spina, organizzatore dell'evento, nonché conduttore, una serata d'eccellenza, di elite. Sì, possiamo dire bene, è un, in un certo senso uno degli appuntamenti ormai di grande, come dicevi tu, eccellenza nell'ambito non solo del comune di Leporano, della rassegna leporanese, ma anche, ritengo, a livello, siamo ormai 9 anni, nell'ambito della provincia ionica. Cerchiamo di rappresentare il meglio dal punto di vista non soltanto del cerimoniale di riconoscimento delle eccellenze, di distinzione su tutti i piani culturali, comunicazione, imprenditoria delle donne del nostro territorio, ma cerchiamo anche di regalare uno spettacolo a forti tinte di eleganza, di distinzione, con anche la scelta di quella che ormai conoscono tutti, la testimonia dell'eleganza ionica. Parliamo di Lady Miss, che quest'anno giunge anche essa in questo senso come nona edizione. 18 anni di Terzano, Grazia d'Arcangelo. Grazia d'Arcangelo, 18 anni di Tarzano. Valentina Liddi è stata la vincitrice dell'edizione dello scorso anno, sicuramente tante sensazioni, tante emozioni. Come hai vissuto quei momenti? Allora, grazie al concorso io ho completamente cambiato la mia vita, e non sono solo parole, perché ho cambiato il mio lato caratteriale. Prima ero una ragazza molto, molto chiusa, invece adesso riesco a rapportarmi con le persone. Più che altro anche il fatto di essere un po' più conosciuta dalla gente rispetto a prima, anche perché con manifesti 6x3 e altre iniziative da testimonial mi hanno reso più sicura di me stessa, e anche grazie a Francesco Andrea Spina, che mi ha sempre elogiata portandomi avanti. Hai rotto il ghiaccio, insomma, un carattere un po' riservato, un po' timido, ha avuto occasione di aprirsi agli altri. Sì, esattamente questo, perché comunque ho effettuato anche un corso di portamento che mi ha portato a cambiare e a, appunto, farmi sentire molto più sicura di me stessa. Una fanciulla, una piotta che sta per far passare il testimone alla passerella. Un'altra fanciulla. Assessore Vincenzo Zagaria, l'estate volge al termine, ma le manifestazioni di Restate a Leporano, l'estate leporanese è in pieno fermento questa sera. Tante belle ragazze, un'occasione per stare insieme e chissà, magari anche per sognare, perché poi un'affermazione qui questa sera potrebbe spianare la strada per eventuali concorsi futuri, un futuro radioso, insomma. Sì, Leporano nel periodo estivo esplode, i risultati parlano da soli. Poi, tra tutte le iniziative espletate e quelle che si stanno ultimando, c'è questa di Donna dei Due Mari, una bella iniziativa dove viene rimessa in risalto la capacità e la bellezza della donna in tutti i settori. Quindi gustiamoci questa bella serata. Insomma, un'iniziativa che davvero ha catalizzato l'attenzione della gente. Manca ancora una mezz'oretta all'inizio della manifestazione, la piazza è gremita, la città è piena di macchine, quindi molta gente è venuta anche da fuori Leporano. Infatti la cosa che mi ha colpito quest'anno parecchio è stata proprio l'attrazione da parte dei turisti, si è andati a livelli top davvero. Parliamo della numero 17, da una bionda
si passa a una bruna, 16 anni di Pulsano, Serena Schirano. Assessore Presicci, una iniziativa, una manifestazione che è innanzitutto un momento di aggregazione sociale, tanta partecipazione, il piacere di stare insieme e gustarsi queste ultime serate d'estate. Sì, certo, questa è diventata ormai un appuntamento importante per Leporano, questa rassegna di Donna dei Due Mari che premia, diciamo così, alcune eccellenze del nostro territorio nei vari settori e quindi ci fa piacere ospitarla perché così abbiamo la possibilità di mettere in evidenza, diciamo così, queste eccellenze che vengono qui a Leporano. Lo evidenziavo anche con alcuni suoi colleghi di giunta, ma chissà, magari una bella affermazione qui questa sera per queste ragazze potrebbe far nascere qualche stella, far brillare qualche stella. Beh, la storia ce lo insegna, molte grandi cose sono partite dai luoghi di origine dei personaggi che poi sono diventati tali, no? Nello sport, nel campo della musica, nel campo dello spettacolo, hanno avuto magari le prime esperienze nei propri luoghi di origine e poi sono diventati grandissimi. Magari accadesse questo anche per Leporano. Tutte giovani, tutte ragazze che hanno scelto una via dell'eleganza, dell'indistinzione, quella di Lady Miss 2016, e la numero 17 apre le porte all'ultima ragazza del filotto delle prime 18. Anna Maria Morosi, assessore ai servizi sociali. Beh, considerando la sua delega assessorile, è un'occasione per dare un sorriso a tanta gente, far passare una serata diversa, scrollarsi i tanti problemi che ci affliggono quotidianamente. Un'occasione per stare insieme a tanta gente sola, a tanti anziani. Sì, una serata sicuramente piena di gente, sarà una serata bellissima, ci sarà una premiazione della donna dell'anno che ha operato nel settore dei servizi sociali e sicuramente è stata una donna degna del suo premio perché ha lavorato benissimo in silenzio. E... ci può anticipare il nome? La signora Gilda. Soprattutto nelle realtà come Leporano si tratta di persone conosciute e apprezzate sul territorio, che si fanno ben volere. Ha lavorato tanto in parrocchia, lei ha lavorato sempre in silenzio, sempre con i bambini, catechismo, con gli anziani, cioè è stata sempre... Una realtà, un esempio per tutti i leporani. Una donna molto attiva. Parliamo di Asia Leonardi, 14 anni di Taranto. Il pubblico di Leporano questa sera assisterà alla grande premiazione, la premiazione che sarà anche incastonata dalla grande sorpresa finale. Sarà una serata assolutamente indimenticabile. Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport, una serata all'insegna dell'aggregazione sociale, una occasione per stare insieme. È un'occasione per tanti giovani, chissà, per disegnare un futuro diverso, un futuro radioso. Tante speranze, le stelle della speranza. Eh sì, una serata fantastica, ormai è diventata un'icona per il nostro paese, molte le ragazze premiate e chissà, magari qualche giorno qualche ragazza anche del nostro paese potrà sfilare e esibirsi così. Potremmo dire, noi la conoscevamo. Noi la conoscevamo, è del nostro paese, è arrivata anche lì a questi livelli. Tante le emozioni saranno, tante le soddisfazioni, perché tanti premi anche verranno affidati, verranno assegnati a gente del nostro territorio. Anche, ci saranno anche dei premi a livello sportivo, ovvero verranno premiate tutte le squadre che hanno vinto la 47esima edizione del torneo di Sant'Emidio. E questo per me è un orgoglio, perché ancora una volta... Beh, dobbiamo dire che il consigliere Fanelli è stato davvero impegnatissimo, tante attività sportive, tante iniziative, ma di aggregazione sociale, questo è il valore, è il messaggio dello sport. È quella la vera importanza che voglio dimostrare con lo sport, perché
È l'unico, secondo questa amministrazione, è l'unico vero mezzo per poter tenere unito il nostro territorio. Infatti il 17 sarà il grande giorno, la dimostrazione di quello che noi vogliamo dimostrare, appunto. Vi aspettiamo numerosi, non solo il 17, ci sarà anche il 2 ottobre una gara a livello regionale. Vi aspettiamo numerosi e spero che sia un successo. E come dire, restate a Leporano. Restate a Leporano. E allora, con una bellissima collana firmata, anzi una parola firmata di Selai sulla numero 18, voglio un grande, grandissimo applauso su queste prime 18 finaliste. Non potevamo noi non premiare una volta lui, Francesco Spina, che se lo merita. Io volevo leggere la motivazione: l'Associazione Artistico-Culturale Compagnia Teatrale di Nino Conte premia con il premio Cotronissima 2016 il PAS con la seguente motivazione: attraverso l'organizzazione di imponenti e importanti eventi continua a dare lustro all'intero territorio provinciale e regionale. Questo è per te. Sono veramente onorato, grazie. E vi giuro che non me l'aspettavo. Facciamo una foto perché la voglio incastonare, grazie davvero. Siete davvero due bellissime persone, grandi amici. Questo vi ringrazio davvero. Io da parte mia, quest'anno è stato molto faticoso fare quello che stiamo facendo, perché non per l'età che avanza, ma perché in questa città è difficilissimo fare qualsiasi cosa, in questa provincia. Ce lo dire. È difficilissimo fare qualsiasi cosa ed è difficilissimo gestire anche altre risorse umane in centri commerciali come facciamo noi. Però questo dall'amicizia di persone come voi, che si spendono anche per darci un premio, dimostra che esistono ancora delle collaborazioni, esistono ancora delle idealità, di intenti che danno la forza e la voglia di continuare. Grazie ancora. Grazie davvero a Nino Conte e allo Sarajevo. Scusa l'introduzione. No, si è stata veramente grazie. Buonasera, grazie. Davvero. Un applauso a due grandi maestri dell'intrattenimento, della cultura artistica e del teatro. State vivendo questi momenti di attesa, tanta ansia. Ansia. Tantissima. Tu invece? Tantissima ansia, ma voglia di andare sul palco. Come ti è venuta l'idea di partecipare? Sognavi questo momento? Molto, amo proprio la moda. E tu invece? Sì, ora tantissima ansia e non vedo l'ora di andare sul palco. E anche lei la vediamo un po' intimorita, come dire, intimidita qui davanti alla colonna. Beh, indubbiamente comparire dinanzi a un grosso pubblico è qualcosa che fa battere il cuore. Certo, è un'emozione grande e io ho anche molta ansia e timore, perché è un'esperienza nuova, ma è anche molto bella. A seconda delle tappe, a seconda delle categorie, ma ora sono tutte uguali di fronte al pubblico e lo sono state davanti a una giuria che ha espresso il suo giudizio, che questa sera sarà rivelato. Monsignor Pasquale Morelli, parroco di Maria Santissima Immacolata, appunto di Leporano, la serata di questa sera vuole ricordare la memoria, l'impegno sociale e civile di una conterranea, Gilda Siciliano, che non c'è più, ma è giusto ricordare quelle persone che veramente hanno dato tanto al territorio in termini innanzitutto etici. Sì, siamo profondamente onorati nella nostra comunità cristiana di Leporano che una figlia di questa terra, appunto Gilda Siciliano, che l'anno scorso prematuramente, proprio un anno fa come ieri, ci ha lasciati a motivo di un male incurabile, una donna che si è veramente molto impegnata nell'ambito del sociale, soprattutto nell'opera educativa dei ragazzi, dei giovani, nei quali ha lasciato un segno profondo di valori umani e cristiani che lei viveva già personalmente all'interno ovviamente dell'alveo della sua famiglia. La nostra comunità è profondamente, ripeto, grata all'organizzazione del premio Donna dei Due Mari, che ha voluto
voluto pensare anche alla memoria storica di questa persona che tanto bene ha fatto sul nostro territorio. Ecco, penso che i frutti anche del suo lavoro e del suo impegno sociale, ecco, troveranno riverbero anche nei prossimi anni e nelle generazioni future. Rossa col numero 29, 14 anni da Taranto, Iris De Lorenzis. Passiamo alla 30, un'altra fanciulla di color rosso, una tinta diversa, parecchieggiante alla tonalità, tra le più belle. Abbiamo la numero 30, 17 anni, da Palagiano, Veronica Lenede. E dalla numero 30, ritorniamo da Palagiano a Taranto, 15 anni, numero 31, Luz Maria Stetta. Siamo ora con il signor Osvaldo Leotta e il coniuge della compianta Gilda Siciliano. I valori etici che sua moglie ha coltivato lungo la sua esistenza hanno il giusto e doveroso riconoscimento questa sera. Beh, intanto io sono molto emozionato perché è onorato di ricevere questo premio a nome di mia moglie. Intanto ringrazio tutti gli organizzatori di questa splendida manifestazione, ringrazio il nostro parroco Don Pasquale e anche il sindaco, il vice sindaco Iole Lotte e tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio tutti e anche chi in questo momento ci sta vedendo questa bella manifestazione. Insomma. Numero 31, Luz Maria Stetta, e si passa alla numero 32, 16 anni di Monteparano, Anna Fetisova. Numero 32, da Monteparano si ritorna a Taranto, 14 anni, da una bionda a una bruna, Marica Bando. Dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, donna dei due mari, vuole essere una manifestazione non solo importante dal punto di vista estetico, perché premia certamente la bellezza femminile, ma anche un suo significato, una valenza etica, visto che vuole conferire il giusto riconoscimento a quelle donne che hanno rappresentato davvero delle eccellenze sul territorio. Donna dei Due Mari è arrivata alla sua nona edizione sul territorio di Leporano. Noi come amministrazione comunale abbiamo voluto segnalare due nominativi per quanto riguarda le eccellenze del territorio. Una è Marzia Varvaglione per quanto riguarda l'imprenditoria, ma anche abbiamo voluto considerare di dare un premio etico a una persona che non c'è più, e con Monsignor Pasquale Morelli l'abbiamo individuato nella persona di Gilda Siciliano. La famiglia è rimasta contentissima di questo premio etico, e che dire, Donne dei Mari è un appuntamento che ogni anno qui si svolge a Leporano, c'è tantissima gente, noi vogliamo abbinare sia l'eleganza, la bellezza, ma dare anche un segno che le donne del territorio tarantino sono donne valide e donne che contano. Appunto, per smentire molte volte il convincimento stupido della donna oggetto. La donna ha una sua dimensione, ha un suo valore, ha dei valori, scusate il bisticcio di parole, da trasmettere.
Io penso che le donne del territorio tarantino hanno dei valori forti, dei valori non solo valori attaccati alla famiglia, ma anche valori intrinsechi dentro di loro. E che dire, siamo orgogliosi di rappresentare questa nostra cittadina. 35, 13 anni in Taranto, Francesca Spaziali. Con l'ultima aspirante al titolo di Lady Miss 2016, parliamo della numero 36, 16 anni in Taranto, Nadia Carieri. E abbiamo, concludendo con la signorina Pugliini, numero 36, abbiamo terminato questo filotto dalla 19 alla 36 e voglio, grazie anche a questo grande Marco Vissalai, un grandissimo applauso per le altre 18 aspiranti al titolo di Lady Miss 2016. Se lo meritano. Con voi ci rivediamo. Augurandovi di vedervi più tardi, grazie! Marzia Varvaglione è la donna di Leporano premiata per il suo impegno nell'ambito dell'imprenditoria. Qui abbiamo certamente una manifestazione in cui si premia la bellezza femminile, ma la donna ha anche un cervello, ha tanta intelligenza e poi all'atto pratico si vedono le sue capacità. Ecco, potremmo riassumere così le ragioni per le quali lei questa sera è stata premiata. Sì, effettivamente noi donne abbiamo una sensibilità particolare che a volte ci rende appunto capaci di approcciare la vita in un modo diverso, alternativo, riuscendo a contribuire comunque anche se in piccola parte ad alcune imprese, quindi dando il nostro contributo per lo sviluppo di progetti aziendali. Ecco, è evidente il vostro attaccamento verso il territorio leporanese. Per noi è molto importante, infatti quando andiamo nel mondo a esportare i nostri prodotti non è soltanto la vendita del prodotto stesso, ma è davvero la vendita di un territorio, la promozione di questa terra magnifica. Delle proprie tradizioni, delle origini. Se non si sanno le origini non si può andare da nessuna parte.
Bene, è tutto per questa puntata di Polifemo, una puntata davvero ricca. L'appuntamento con Polifemo L'Occhio di Abate per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 78 del digitale terrestre Delta TV, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo.